Ad Agrigento, alle fabbriche Chiaramontane, l'Ordine degli Architetti di Agrigento presenta un progetto per la costituzione nella Valle dei Templi di una biennale di arte e architettura. Abbiamo voluto dedicare una giornata al felice rapporto tra arte, musica e architettura, coinvolgendo non solo gli architetti ma anche i cittadini sensibili in questa materia. Nel corso dell'evento presenteremo il nostro progetto di costituire, in occasione di Agrigento 2025, una biennale internazionale di arte e architettura che rilancerebbe la città di Agrigento quale cerniera culturale tra l'Europa e i paesi che si affacciano nel Mediterraneo, quindi del bacino del Mediterraneo, che ricordiamo è la vera culla del linguaggio architettonico mondiale. È un progetto che va condiviso con gli enti che hanno patrocinato l'iniziativa, e quindi con la tavola rotonda di oggi sono usciti fuori notevoli spunti, notevoli suggerimenti affinché proprio il progetto sia condiviso e possa essere presentato nella forma migliore. La giornata è stata conclusa poi in serata al Teatro Pirandello, dove al fine di esaltare, sottolineare il felice connubio tra musica e architettura, abbiamo ospitato un concerto di rock di una cover dei Pink Floyd, nota band britannica che ha prodotto una musica di grandissimo livello, che ha coinvolto tante generazioni, musica che è andata spesso in simbiosi con l'architettura e che nelle sue evoluzioni melodiche nel tempo ha dato forma e sostanza all'architettura. È un'iniziativa straordinaria, un'idea veramente da sostenere, proprio perché una biennale ad Agrigento andrebbe peraltro a coniugarsi con quella che è un'arte classica. In una città in cui regna l'arte classica, mettere assieme a sistema anche l'arte moderna, l'arte contemporanea, è un qualcosa che rafforza un sistema, per così dire, culturale che possiamo offrire al territorio intero sostanzialmente, ma soprattutto fuori. È una proposta che deve essere sostenuta con forza dal territorio, è una proposta che va in quella direzione e che offre anche una prospettiva diversa per le ricadute sociali ed economiche, oltre che artistiche e culturali. Ringrazio l'Ordine degli Architetti, anche nella persona di Rino Lamendola, sempre vicino al territorio, si interessa della nostra cultura, e questa presentazione della Biennale per arte e architettura per Agrigento penso che possa essere un biglietto da visita, sia propedeutico, sia il preludio di Agrigento 2025, ed è la dimostrazione che Agrigento è sempre stata capitale italiana della cultura. Stiamo soltanto cercando di mettere su carta e di rendere fattibili quei progetti che da sempre sono stati in embrione. Credo che non sia semplicemente un'utilità, ma sia proprio una necessità, nel senso che un tema come questo di relazione fra arte e architettura è uno strumento proprio di costruire ricostruire una appartenenza ai luoghi anche per chi li abita, quindi credo che sia una grande necessità.